design sistemico, che è proprio diciamo, la metodologia che utilizziamo noi designer, i progettisti, per riuscire ad arrivare alla progettazione di questi flussi di output e input affinché non ci siano scarti proprio a livello produttivo, esattamente come fa la natura. In particolare il discorso della progettazione a monte di quelli che possono essere futuri processi produttivi. Quindi in questo senso l'apporto del designer è quello di proiacere proprio nell'accezione classica del termine, gettare oltre, riuscire a vedere quello che attualmente è un'economia lineare in cui siamo focalizzati, non ci permette di creare queste connessioni. Quindi il design sistemico, che è la base della nostra progettazione, ci porta a pensare e a vedere quali sono gli output degli attuali processi produttivi, ma non vederli come rifiuti, scarti, materie di cui ci dobbiamo allontanare, ma anzi come risorse, e innescare un circolo virtuoso che metta in rete, non solo a livello circolare chiuso su se stesso, ma a livello di rete aperto, mette in connessione più realtà proprio in tanto la natura e riuscendo ad arrivare allo scarto zero. Quindi questa, diciamo, è la metodologia che utilizziamo per passare da un modello produttivo lineare a un modello produttivo sistemico in cui la collaborazione è fondamentale, e questo pensiero sistemico si inserisce all'interno di quella che è l'economia circolare e tutte le implicazioni che già sono state dette oggi, che non mi dividerei oltre. Nello specifico, il nostro contributo è dato da un'esperienza che abbiamo in atto e che è partita il 1° aprile 2016, che è il progetto Refrace, un progetto finanziato dall'Interreg Europe, in cui siamo i coordinatori, e il titolo del progetto, l'acronimo tradotto in italiano, è l'approccio sistemico per lo sviluppo delle politiche orientate all'economia circolare. Insieme a noi, per raggiungere questo obiettivo delle politiche che portino all'economia circolare in Regione Piemonte e in altre regioni in Europa, abbiamo appunto la Managing Authority, che è la Regione Piemonte, per la direzione competitività. Gli obiettivi del progetto sono quelli di fornire gli strumenti metodologici affinché le regioni adottino un approccio sistemico verso la circular economy, scambiare e diffondere buone pratiche nei vari paesi ed implementare i 5 regional action plan delle 5 regioni coinvolte. Come vi ho detto, in Italia, in regione, abbiamo la Regione Piemonte tra i partner, l'energia autonoma fondamentale per noi per produrre i regional action plan. In Francia abbiamo Appese e Stia, abbiamo nella regione dell'Aquitania, della Nouvelle Aquitaine, in Spagna abbiamo i Paesi Baschi con Vizcaya e la Foundation, la Slovenia l'intera nazione con il Ministero dello Sviluppo Territoriale, e la Romania con la regione Nord-Est. Le attività sono appunto quelle di incentivare e produrre questi piani regionali sulle 5 regioni menzionate e nello specifico quindi riuscire anche a implementarli. Insieme a noi in questo processo e progetto di sviluppo territoriale abbiamo anche una serie di stakeholder territoriali. Questi sono quelli che abbiamo coinvolto per la Regione Piemonte, che sono gli incubatori, 5 poli di innovazione sui 7 regionali, alcune fondazioni, Anfia, alcuni musei come Anfia Ambiente, Fondazione Pistoletto e la Casa di Commercio di Torino, che sono questi stakeholder di supporto per definire le piani d'azione che siano reali e ci possono veicolare anche l'implementazione futura sul territorio delle attività.
Il progetto è partito, dura 4 anni, si compone di una prima fase alla fine dei primi 2 anni, quindi a marzo 2018 dovremo arrivare con i piani d'azione regionali, nei 2 anni successivi ci sarà l'implementazione e il monitoraggio delle attività previste. In breve, i risultati attesi sono 5 diagnostici sulle 5 regioni, 5 piani d'azione regionali, 10 regional dissemination event, 2 per ogni regione coinvolta, 2 inter-regional dissemination event, uno a Bruxelles a marzo 2018 e uno a Lubiana a settembre 2019. Lo scambio di buone pratiche relative alla circular economy saranno 7, 5, una per ogni regione, più Olanda e Scozia, che sono note per avere molte buone pratiche in questo senso. Usciranno 3 pubblicazioni sui risultati, una sull'approccio sistemico e la circular economy, una guida per raccogliere le 30 delle buone pratiche che visitiamo in giro per l'Europa e la policy roadmap che racchiude i vari livelli. Ci sarebbe un video, ma rimando alla platea a visitare sul sito di YouTube di Retrace.